Amici sportivi, ben ritrovati con Cuore di Lupo. Siamo alla vigilia del match di campionato tra il Calcio Avellino e Castiadas. Si giocherà infatti domani al Partenone Lombardi alle ore 14:30. Vigilia di campionato caratterizzata da un colpo di mercato, perché come molti sanno, il club biancoverde ha annunciato l'acquisto del centrocampista Alessandro Di Paolo Antonio, che nel pomeriggio è arrivato in Irpinia e ha sostenuto il primo allenamento con il gruppo di Graziani. Ascoltiamo cosa ci ha detto al suo arrivo al Partenone Lombardi. La tua prima cosa che puoi dire ai tifosi? Che sono qui carico, ringrazio il direttore, ringrazio la società e niente, ho aspettato tanto da svincolato, ho aspettato una proposta seria, sicuramente venire ad Avellino, non ci ho pensato su un attimo, quindi sono contento di essere qui e sono pronto ad iniziare questa nuova avventura. Fisicamente come stai? Eh sì, mi sono allenato, comunque ho finito la preparazione a settembre, quindi sono stato fuori dai giri 2 mesi, però mi sono sempre allenato e pian piano riprendiamo il ritmo e sono pronto per iniziare. Hai seguito l'Avellino? Certo, lo seguivo anche prima quando giocavo in altre piazze, è una piazza importantissima e quindi niente, sono felice di essere qui e spero di essere utile alla causa e di riportare l'Avellino dove merita. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Centrocampista duttile, capace di giocare da interno ma anche da mezzala. Queste le caratteristiche di Alessandro Di Paolo Antonio. Nel servizio curato per noi da Michele Marzullo, ammiriamo alcuni gol realizzati in Lega Pro con le maglie di Teramo e Viterbese. Ed ora concentriamoci sul match di domani contro il Castiadas. Nel pomeriggio seduta di finitura per il Calcio Avellino con il tecnico biancoverde Graziani che ha poi diramato la lista dei convocati. Sono fuori causa perché infortunati Sforzini e Scarf. Non è stato invece convocato per scelta tecnica Ventre, mentre i giovani Totaro e Urbanski sono stati aggregati alla Juniores. In mattinata ha parlato il tecnico dei Lupi, Archimede Graziani, che ha invitato il proprio gruppo a non sottovalutare il Castiadas.
Io spero che chi domani va in campo ci dia tutto l'apporto possibile per poter risolvere anche questa partita qua. Penso che il gruppo in questo momento qui abbia preso visione delle buone cose che sono state fatte a Monterosi, e quindi dobbiamo solo cercare di continuare il nostro percorso. Poi gli interpreti, in questo momento qui dobbiamo fare di necessità virtù, è la parola giusta. E queste per noi devono essere partite che ci fanno capire come sta il nostro stato di avanzamento, perché al di là delle difficoltà tecniche che una squadra ti può dare o ti può far vedere, secondo me non dobbiamo cadere nell'errore di sottovalutare nessuno, perché non siamo né in grado né tantomeno possiamo farlo, e sarebbe un errore, l'errore più grosso forse sia tecnicamente che tatticamente. Quindi io mi auguro, spero che i miei giocatori abbiano in questo periodo qui capito com'è questo campionato, e le difficoltà sono superiori a tante altre cose, e quindi lo dobbiamo affrontare nella maniera giusta. L'ipotesi del rombo in questo momento qui è una delle ipotesi che noi abbiamo acquisito, e quindi è una soluzione. Nel momento in cui troveremo difficoltà in questo, sappiamo anche interpretare l'apertura del campo per quello che avevamo fatto prima, e quindi sono due armi che in questo momento qui ce le portiamo avanti ben volentieri. E quindi domani sicuramente noi partiremo in quel modo lì, e poi vediamo l'evoluzione della partita, ecco, sapendo che ci può essere anche la possibilità di dover a un certo punto aprire il campo. Per quanto riguarda Tribuzzi, io lo seguivo già l'altro anno quando era a Latina. È un giovane vecchio lui, come io l'altro anno ho avuto la stessa situazione con Mitra, no? Mitra l'altro anno era un fuoriquota ed era un vecchio. Lo consideri già un giocatore vecchio, e quindi ha tutte le caratteristiche per fare bene. In questo momento qui lui sta subendo un miglioramento tattico, perché il tre quarti lui non l'aveva mai fatto, e non è semplicissimo, soprattutto un esterno di fascia, di corsia, con delle qualità individuali nell'uno contro uno importanti, ma la collocazione in campo, i movimenti che deve fare e soprattutto lo spazio che deve occupare è diverso dall'esterno. Lui tante volte in questa nuova situazione ha un'interpretazione più da punta che da tre quarti, e se commette qualche errore lo commette in questa situazione qua. È un paio di settimane che noi stiamo insieme a lui esercitandoci a fare questo, e il ragazzo ha una gran voglia di mettersi a disposizione anche in queste cose qua. Migliora partita per partita, e quindi è un ragazzo che secondo me tutti quanti ci si può fare affidamento, tenendo presente quello che vi ho detto, che tante volte a livello tattico mi fa qualche errore di distanza di reparto. Come vi dicevo quando ho trovato Parisi, ma questo discorso qui che faccio per Parisi vale per tutti i ragazzi. Loro hanno dei momenti di crescita e dei momenti in cui la crescita si ferma. Parisi è il pericolo, è quando la crescita si ferma, perché si va incontro a degli errori. Ora io vi posso dire che da quando gioca Parisi, tutte le settimane noi osserviamo dei video, osserviamo delle situazioni insieme a lui per migliorare
l'aspetto tattico, la posizione del corpo, soprattutto tante cose sulla linea laterale, perché come ho detto a lui, in questo momento qui, questo ragazzo qui va ringraziato perché sta occupando un ruolo che non è proprio il suo, ma lo sta facendo anche discretamente, facendo all'interno della partita qualche errore di lettura, di posizionamento. Ma è un ragazzo talmente applicato, è un ragazzo talmente che ha voglia. Forse non si è ancora reso conto di giocare nell'Avellino, perché lo sta facendo con una freschezza mentale che stupisce. Questa qui è una delle sue doti importanti, perché se mantiene questa freschezza e se mantiene questo stato felice di non sentire pressione, di non sentire niente, è un 2000 che sta facendo il ruolo di un altro giocatore importante. Ogni tanto questi ragazzi qui gli va data, come dite voi, la bastonata, poi dopo gli va data la carezza, e poi questo percorso di crescita lui lo sta facendo in maniera egregia, ma posso dire che nell'ultimo mese di lavoro anche gli altri ragazzi stanno crescendo pian piano di mentalità e di condizioni. E quindi io mi auguro che da qui a ancora un mese di lavoro poi si possa avere la giusta definizione dei ragazzi, ecco, e quindi avere dei valori certi, perché finora li avevamo non troppo certi, dovevamo vivere alla giornata. Ora invece ci stiamo già delineando su quelle che possono essere le certezze. Ospite questa sera di Cuore di Lupo, Pippo Viscido, per tutti Pitbull, innamorato dei colori bianco-verdi. Lo ha testimoniato e l'ha dimostrato anche nella lunga intervista che ci ha rilasciato. A Cuore di Lupo, ospite Pippo Viscido, per tutti Pitbull. Buonasera Pippo. Buonasera, grazie per l'invito. Pippo, parliamo del calcio Avellino, che sicuramente stai seguendo, anche se naturalmente stai sempre impegnato con la tua Virtus Avellino. Che impressione hai del gruppo di Graziani di questo campionato con i Lupi che ora sono al quarto posto in classifica? Beh, hanno avuto un'ottima partenza, hanno fatto un buon approccio al campionato, però come tutti i campionati hanno le difficoltà, nonostante un girone che è un po' anche sottovalutato, perché si crede semplice ma ha altre caratteristiche. Certamente i gironi più difficili, ma non lo dico io, sono i fatti quelli che contano, sono l'H e il girone I. Però l'Avellino ha avuto questa fortuna di calcare questi campi del girone G, dove nonostante ciò sta avendo un po' di difficoltà, però credo che siano più difficoltà su anche meriti calcistici delle altre squadre. Hai visto qualche partita del calcio Avellino? Beh, dire la verità, le ho viste quasi tutte. Qualcuna che non ho visto è perché forse ero impegnato anche io la domenica a giocare, però ho seguito comunque gli highlights, queste cose qui. Che idea ti sei fatto di questo Avellino che purtroppo è scivolato di nuovo in Serie D? Per me è stato un forte dispiacere, difatti quando ho avuto la conferma che l'Avellino non facesse più parte della Serie B è come se fosse morta una parte di me anche dentro, perché comunque al di là del calcio ci sono anche sacrifici che le persone non vedono e in quegli anni noi ne abbiamo fatti tantissimi. E diciamo che quando ho visto l'Avellino calcare di nuovo quei campi, per me è stata una vittoria, nonostante non stavo facendo più parte di quel gruppo, però mi sentivo parte integrante sotto l'aspetto da tifoso, diciamo così, che per me vale tanto il fattore umano, perché fare sacrifici per una squadra, per una città, poi per questa città non è come farlo in qualche altra piazza. Che cosa significa anche per un ex calciatore dell'Avellino
vivere da lontano questi momenti, queste partite. Soprattutto hai fatto riferimento alla piazza, al calore dei tifosi, perché è bastato poco per te, per ambientarti e innamorarti dei colori bianco-verdi. Sappiamo benissimo quanti messaggi di stima, quanti attestati hai sempre avuto, anche quando non giocavi più con la maglia del lupo. Beh, Massimo, io credo che a innamorarti di questa maglia è facile, basta metterci un po' di cuore. Perché, guarda, anche adesso raccontarlo non è facile perché sono molti aspetti di questa città. Perché innanzitutto è una maglia gloriosa che ha vissuto anni di Serie A, non è per tutte le società. Poi come le ha vissute con molta dignità, con molto orgoglio, è una cosa che è bella bella nel mondo del calcio. Io almeno a parer mio, nel momento in cui ho messo quella maglia, certamente sapevo il peso. Però te ne rendi conto quando inizi ad andare in campo, quando inizi ad avere a che fare con le persone, perché le persone in quel momento ti trasmettono quello che non voglio offendere altre tifoserie, molte altre tifoserie non hanno, cioè che l'Avellino è loro, cioè è in quei momenti là tu capisci che quando scendi in campo non vai soltanto a fare una semplice partita, ma stai portando avanti la gloria di altre persone, cioè è come quando vai a dare il voto a livello politico e pensi che quella persona ti stia rappresentando. Io in quei momenti mi sentivo orgoglioso e cercavo di dare tutto me stesso perché sentivo di rappresentare questa gente che era genuina, c'erano persone che non conoscevo, mi invitavano a casa, cioè io far entrare una persona a casa mia. Cioè, non è facile, mi devo fidare, devo capire che persona è. E queste cose qua per me hanno un immenso valore. Quest'amore è nato nel 2009, in Serie D, proprio all'attuale, come l'attuale realtà purtroppo del calcio biancoverde. Tornando proprio indietro a quella stagione, ci sono tanti aneddoti, tanti episodi che abbiamo vissuto anche da vicino, naturalmente, perché ci sono state tante situazioni che ci hanno fatto sorridere, anche altre che purtroppo non sono state sicuramente positive. C'è qualche calciatore dell'epoca, qualche compagno che sicuramente ti è rimasto ancora dentro, attaccato per tante situazioni. Io mi ricordo in particolare un episodio legato a Mourinho Esposito. Faccio un nome così a caso, Un nome a perché caso, giusto a per caso. citarne qualcuno, Sì. sì. Vabbè, Moreno, diciamo così, era uno scugnizzo, perché nella sua ingenuità cacciava, come si dice nel gergo, vongole. E ne sappiamo qualcosa, tipo della tifoseria focosa, e poi di quando descrisse le sue caratteristiche, lì rimase proprio nella storia, secondo me, quell'intervista, perché dire che lui era capace di salire, scendere, crossare era impressionante. Cioè, però mi ricordo, L'avete massacrato. però tu non sai, adesso te lo posso rivelare, che in qualche telefonata nella tua trasmissione eravamo io, Rega, che bastonavamo i nostri compagni di squadra che... Qualche volta me ne sono accorto. Però l'avete massacrato bene dopo quell'intervista a Moreno. E non solo, eh? No, vabbè, quell'anno diciamo in modo scherzoso di ignoranza ce n'era tanta, ma anche l'anno dopo il Lega Pro ce n'era tanta, però quell'anno abbiamo legato così tanto tra di noi che ancora adesso ci sono amicizie importanti. Io per esempio con Ferdinando Rega mi ci sento, non dico in modo quotidiano, però anche per consigli mi ci sento ancora e siamo a chilometri di distanza. E questo è anche il bello del calcio. Tornando proprio a quel campionato, hai vissuto naturalmente anche la capacità del popolo biancoverde di ripartire dopo una mazzata tremenda, quella del fallimento. Purtroppo ora, dopo quest'estate, ci siamo trovati nella stessa situazione con l'Avellino non ammesso in Serie B. Cosa ti senti dire ai tifosi, a quelli che amano il lupo e anche a quelli che naturalmente ti stimano, che ogni giorno naturalmente ti incontrano, perché naturalmente
ora in forza alla Virtus Avellino ancora di più se a contatto con l'ambiente irpino? Beh, io ho poco da dire, perché loro già sanno che in questo momento il Lupo è in difficoltà non societaria, in difficoltà parlo di categoria, perché l'Avellino non può stare in Serie D, e questo non poteva stare nel 2009 e non lo può stare nemmeno nel 2023. Non esiste che l'Avellino, una piazza del genere, sia così blasonata. Loro, il pubblico d'Avellino, e non lo sto dicendo ora, lo dicevo già in passato, è un pubblico molto molto intelligente, quindi nel momento di difficoltà si sanno stringere tutti quanti insieme e lottare tutti per un unico obiettivo, quello che stanno facendo, anche se è normale che ci siano le polemiche, che a volte leggo, perché io seguo tantissimo i social, leggo, mi piace questo, non mi piace, perché si è comportato così il mister, perché il presidente, però io credo che se in una società, in una piazza non ci siano queste cose, è piatto, cioè come andare a giocare senza offesa al Canicattì, queste squadre che tra virgolette non hanno questa storia, quindi bisogna anche accettare le critiche, e molte volte bisogna saperle gestire, perché io ho imparato una cosa da questa piazza, che molte volte anche in modo sbagliato, ricevendo una critica, c'era sempre una verità. Ad esempio, a volte venivo criticato, sei troppo impulsivo in campo, se io la prendevo come un'offesa, perché mi mettevo a dire, cavolo, però sto dando il massimo, è normale che lo faccio di ruolo, do un calcio in più, cioè, ci sta un'ammonizione in più. Però se la analizzo bene e vedo il bicchiere mezzo pieno, diciamo così, vado a capire che in quel momento mi sta facendo, anche il tifoso, detto in modo, malo modo, diciamo così, mi sta facendo capire, cerca di gestire meglio alcune entrate, alcune, perché giustamente puoi servire in campo. Quindi io credo che quando venga fatta una critica non bisogna vederla come una critica, ma bisogna vedere anche la parte costruttiva della critica. Poi giustamente bisogna vederla anche chi la fa, perché a volte viene fatta per uno sfogo così momentaneo, dopo un pareggio, una sconfitta, viene buttata là. Però a volte quando il tifoso vuole trasmettere qualcosa, secondo me va sempre ascoltato e non messo da parte e presa come una critica. A proposito di giovani, sai benissimo come in eccellenza, ma anche in Serie D, è fondamentale il ruolo degli under. Che impressione hai dei giovani che sono a disposizione di Razziani? Beh, Massimo, io al di là che della regola dell'under sono anni, anche quando io ero under, però fortunatamente facevo altre categorie e non c'era quella regola, sono sempre stato contrario, perché per me è la morte dei giovani calciatori, non è la rinascita, ma è la morte. Perché vengono occupati in ruoli, spazi dove un domani verranno occupati da altri giovani e loro non sanno fare altro che solo quel ruolo, e verranno accantonati se poi scendere in promozione, prima categoria. Comunque, questo è un altro aspetto del calcio. Bisogna anche dire che un po' il calcio è cambiato. Negli ultimi anni specialmente non vedo più under di qualità. Cioè, non parlo di qualità calcistica in campo, tecnica, tattica, ma qualità come mentalità, come se c'è qualcosa che ha frenato un po' il calcio. Basta pensare che allora i nostri under erano Rega, cioè calciatori così. Guardali adesso in ottica under, cioè a te non ti sembrano under quei calciatori là. La mentalità era diversa, si sta perdendo un po' quell'approccio del calcio, che non c'è fame, ma non fame di fare i soldi con il calcio, non c'è fame calcistica. Io quante volte mi è capitato che andavo a casa, anche prima di sposarmi, non mi andava di parlare, ed ero ragazzo, perché avevo perso la domenica. Invece adesso vedi ragazzi che già si danno appuntamento, oppure chiedono il Milan cosa ha fatto dopo una partita. Questi sono tutti segnali che fanno capire che il calcio, tra virgolette, su alcuni aspetti sta morendo. Quindi, però, per non prolungarmi, ti rispondo alla tua domanda.
Ti dico che sugli under che ha a disposizione il mister Graziani, comunque sono under ottimi per questa categoria. Qualcuno è pronto in futuro prossimo anche di fare il salto di qualità, però Chi ti piace di più? a me piace tanto Parisi, ma per la tenacia. Però a volte lui pecca di una cosa di gioventù, che non me ne voglia, un po' di presunzione. Perché a volte sottovaluta dopo prestazioni buone, ha avuto anche momenti di calo, fa parte della gioventù. È capitato a me, capita a lui, capita ad altri. Tra l'altro, proprio oggi festeggia i 18 anni Fabiano Parisi. Naturalmente, auguri a lui da Grazie. parte nostra. E sono d'accordo sul fatto che tra alti e bassi, naturalmente, sì, però si può anche crescere in questo Certo, registro. fa parte d'esperienza, perché poi quando lui capirà che dovrà far capire se è carne o è pesce, inizierà a rigare di un'altra maniera, inizierà a vedere dall'ottica del grande, che gli inizierà a dar fastidio quando il ragazzino non si allena bene. Perché parliamoci chiaro, in questa categoria, se il ragazzo non è all'altezza della piazza o non è all'altezza del campionato, ti penalizza un sacco. Questo prima ne parlavamo sotto altri aspetti di altre squadre, di altre categorie, io e te prima. Se non hai l'under di qualità che ha voglia di diventare calciatore, non voglia di giocare ad Avellino, perché differenza, c'è tanta differenza. Quello che ha voglia di emergere non si va da nessuna parte. Dal calcio Avellino alla Virtus Avellino, 9 punti in classifica. Domenica siete attesi da un match importante del campionato di eccellenza sul campo della Palmese. Come sta vivendo questa esperienza? Quali sono le difficoltà di questo gruppo che in estate, sinceramente, aveva ben altre credenziali, ben altri obiettivi? No, ma noi non abbiamo perso di punto, non abbiamo perso di vista i nostri obiettivi, quelli di stare almeno nelle squadre di vertice. Alcune necessitudini, un po' di circostanze ci hanno un po' penalizzato, ma non sono scusanti perché io questa rabbia che ho di fronte a alcune cose la metto in campo, quindi alla fine io credo che i valori verranno fuori. Non mi preoccupo, non mi preoccupo, però non sto rilassato, sto incazzato, scusami il termine che è diverso, però queste cose qua le metto negli allenamenti, perché io credo che se fino a oggi ho dato 100 e non è bastato, debba dare 101. La nostra è una società molto sana, non ci fa mancare niente, infatti molti calciatori farebbero la corsa a venire in Irpinia da noi, ma per la solidità di società che ce l'ha dimostrato l'anno scorso. Io ho preferito tornare nell'Irpinia, anzi ho approfittato di tornare nell'Irpinia perché qui io mi sento come a casa mia, non lo posso nascondere perché 2 anni fa stavo a Battipaglia, ho preferito fare 80-100 km al giorno, a viaggiare tutti i giorni, perché ritornando anche al fatto di prima, come se mi fossi un po' innamorato di questo territorio. E far parte di questa società per me è un momento di orgoglio e cercherò di dargli il massimo per fargli sperare a ciò che stanno puntando. Pippo Vicido calciatore, Pippo Vicido papà, sposato, è cambiato tanto, naturalmente, rispetto al 2009, rispetto a quando ti ho conosciuto per la prima volta qui ad Avellino, come sei maturato in questi anni, come è cambiata naturalmente anche la tua vita con 2 figli, con tua moglie Mina, come vivi ora questa esperienza da capofamiglia, da papà, naturalmente anche con la responsabilità in più. Beh, Massimo, io non nascondo che ho sempre avuto responsabilità nella vita, anche quando non ero papà, però quelle sono cose che mi tengo per me e che mi hanno fatto crescere molto in fretta alcune cose, che purtroppo quando ci sono problemi in famiglia, bisogna non prendere le redini in mano e dare una mano. Io sono sempre stato partecipe, per me la famiglia è sacra. Poi sul fattore figli, io ho avuto la prima bambina proprio qui ad Avellino, Naomi, che saluto, se no, Papuzza, esatto, papuzza. Puzza, perché da piccolina sembrava molto calma, pacata, invece sta cacciando un po' di caratterino, difatti Come
No, il maschietto è come me caratterialmente, infatti non l'ha vinta nessuno, è una guerra. Beh, Naomi ha scelto il suo sport e la ginnastica artistica, dove sta avendo anche i risultati, ha vinto due titoli regionali con anni di anticipo, non è facile in questa categoria. L'anno scorso è arrivata nelle prime 8 nazionali, sempre con anticipo. Quest'anno l'hanno passata con gli agoniste, pensa che gli agoniste hanno 16 anni e lei ne ha 7, per dirti, quindi lo sta vivendo bene. Però io, tra virgolette, da papà ignorante in questo sport, la supporto, però non gli sto Addosso. addosso perché non so dove dargli consigli. Cose che a volte nel calcio molti genitori vogliono vedere i figli campioni ed è sbagliato. Che pur dandogli una mano non li aiutano a crescere perché molte volte vedono il figlio in panchina, non sanno il perché, danno la colpa all'allenatore, giustamente, però non sanno la settimana che ha vissuto il ragazzino. E in questo io cerco di fare, cioè di tramutarlo sopra Naomi, cercando di non dargli pressioni ma soltanto supporto. Molte volte viene vicino, mi chiede il flick, però non, è come quando mia moglie mi chiede di stare un attimo nel suo negozio, cioè io vendo una tinta per smalto, cioè non ne capisco niente, ti sono onesto. Invece il rapporto con tua figlia è diverso rispetto a Naomi. Con il Sì, è un maschietto? maschietto. Beh, ti dico la verità, adesso ha quasi 2 anni, e sto iniziando a buttargli il pallone nei piedi, ancora non vuole approcciare molto più. È un carattere un po' strano, diciamo così, perché sta un po' sulle sue, però quando viene vicino mi dice gol, queste cose qua, lo ha capito. Però credo che se ha il mio DNA, piano piano, se gli piacerà, cercherò di dargli tutti i consigli e cercherò di curarlo sugli aspetti i quali ho sbagliato, che poi fa parte di esperienza, ho capito dopo. Augurando il meglio a te, naturalmente a tutta la tua famiglia, da tua moglie, passando naturalmente per i tuoi figli, invece qual è l'augurio che Pippo Vicido vuole fare alla piazza Biancoverde, alla piazza del Calcio Avellino? L'augurio che mi sento di dargli con tutto il cuore è che devono tornare il prima possibile nel calcio che conta. E questo lo si fa con il cuore, perché si possono prendere tutti i calciatori più forti del mondo di questa categoria e portarli ad Avellino, ma se non si caccia il cuore, perché questa piazza qua è soprattutto fatta di cuore, se non si caccia il cuore è difficile uscire da questo inferno. Io credo che comunque i calciatori che ci stanno sanno la responsabilità che hanno e credo che prima o poi i valori vengano fuori e l'Avellino torni almeno nei professionisti, perché io credo che anche la Lega Pro sta stretta all'Avellino. Grazie a Pippo Vicido, naturalmente, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie veramente e complimenti per la trasmissione. Siamo ai titoli di coda di questa puntata di Cuore di Lupo, ma diamo uno sguardo anche alla classifica del Girone G del campionato di Serie D, con il Trastevere al comando con 22 punti, un punto in più dell'Anu 6. Terza forza del girone ora il Monterosi con 20 punti, 2 punti in meno invece per il Calcio Avellino e la Vissa Artena. Chiude la classifica Lazio con 5 punti. Domani dunque si torna in campo, ma oltre al match del Partenope Lombardi tra il Calcio Avellino e il Castiadas ci sono altri 6 anticipi. Diamo dunque uno sguardo al programma di questa 11ª giornata che si aprirà domani alle ore 14.30 con i match tra Alba Longa Ostiamare, Atletico Monterosi, come detto, Calcio Avellino Castiadas, Flaminia Cassino, Latina Budoni, Torres Lupa Roma. Alle 15 invece scenderanno in campo l'Anu 6 e Sassari. Domenica il programma si completerà con gli altri 3 incontri, Anzio, Vissa Artena, Città di Anagni e Aprilia, la Dispoli, Trastevere. È tutto per questa puntata di Cuore di Lupo, grazie per la vostra attenzione, vi auguro una buona serata.